Se ti stai per diplomare o se hai finito la scuola, ti sarà capitato almeno una volta di pensare di vivere a Londra dopo il liceo e subito dar vita a tutta una serie di riflessioni. Quando si incominciano le scuole superiori, si immaginano i ragazzi del quinto anno già maturi loro, grandi, in grado di prendere delle sagge decisioni e di vivere una vita da veri uomini. E ci si accorge poi crescendo che avere 18 anni non ti fa diventare automaticamente un uomo vissuto, anzi, i dubbi esistenziali si moltiplicano e devi capire per forza cosa vuoi fare della tua vita. E questo infatti è un periodo in cui si ascoltano più pareri e c'è sempre l'amico dell'amico che dice di voler andare a lavorare a Londra dopo la maturità perché in Italia c'è la crisi, oppure perché lavorando si imparerà benissimo l'inglese. C'è chi non punta solo a Londra ma pensa proprio a lavorare all'estero dopo la maturità sperando di fare una fortuna anche senza avere un piano ben delineato in mente, e poi c'è chi parla direttamente dell'affrontare l'università a Londra, un po' per sentirsi più figo secondo me, un po' per avere un po' più di opportunità anche, diciamoci la verità. Ma quali sono le corrette riflessioni che bisogna fare prima di pensare di vivere a Londra dopo il liceo? Come bisogna prepararsi nel caso si decida di trasferirsi? Cerchiamo di fare un po' di chiarezza e vediamo un attimo. Sigla! Vivere a Londra dopo il liceo. Sei sicuro di voler vivere a Londra dopo il liceo, eh? Prima cosa, valuta e chiediti effettivamente se questa è una decisione che hai partorito tu di tua spontanea volontà o se ti è stata fatta un inception da familiari, amici e conoscenti. Per vivere a Londra dopo il liceo devi contare su due aspetti fondamentali: avere un lavoro ed avere una casa. Come pensi di sopravvivere altrimenti? Ma soprattutto, qual è il tuo scopo se pensi di vivere a Londra dopo il liceo? Vuoi rimanerci e vuoi stabilirti lì? Oppure semplicemente prenderti un anno sabbatico per imparare la lingua e tornare in Italia un po' più skillato? E in questo caso, lo faresti per poi buttarti nella carriera accademica? O potresti valutare di fare l'università direttamente lì a Londra? Mi rendo conto che sono tante le domande, ma prima di fare un passo del genere è opportuno che tu faccia le dovute valutazioni. Quindi le strade da scegliere sono tre: lavorare a Londra dopo la maturità, università a Londra, oppure lavorare all'estero dopo il diploma e parallelamente studiare. Facciamo un passo alla volta. Se hai deciso di lavorare a Londra dopo la maturità, devi prima di tutto trovare un impiego e un alloggio, come già accennato. Ma sai come fare? Se pensi di trovare lavoro online, fai attenzione perché è pieno di annunci truffe e specchietti per le allodole. Piuttosto affidati a dei servizi professionali come quelli di Living on the Way per essere sicuro di trovare un buon lavoro in linea con le tue minime capacità maturate nell'ambito lavorativo. Il secondo discorso è quello dell'alloggio. Sei mai stato a Londra? Se è la prima volta che stai venendo e stai valutando comunque questo approccio comodamente da casa, da dietro il tuo PC, conviene forse che tu ti serva dei servizi ad hoc per ottimizzare e velocizzare l'intero processo, perché ci sono davvero un mare di informazioni e di annunci da imparare a filtrarli correttamente, e tutto questo potrebbe comunque diventare a tutti gli effetti un lavoro. Se non vuoi quindi passare tutto il tuo anno sabbatico all'estero cercando il migliore affare, optare per questa soluzione potrebbe essere senza ombra di dubbio conveniente. Ed ora parliamo delle università a Londra, facendo le opportune valutazioni per chi vuole anche lavorare dopo la maturità, insomma fare entrambe le cose. L'università a Londra dà sicuramente un prestigio sociale ed accademico differente da una privata italiana come la Bocconi o la LUIS. Solo a Londra si contano almeno 20 università, di cui alcune di queste sono tra le più importanti a livello mondiale. Accedervi non è facile, sia per i prerequisiti tecnici come ad esempio essersi diplomati al liceo con una votazione di almeno 95 centesimi, sia per quelli finanziari. Università di questi livelli possono arrivare a costare anche 20.000 sterline l'anno. Una di queste è per esempio l'Imperial College, ottava al mondo tra le migliori università e famosa per la sua formazione in ambito ingegneristico e di scienze naturali. Qui, oltre alla valutazione già citata, c'è anche bisogno di avere dei voti attorno a 9 in materie scientifiche. Al di là di questo discorso, puoi trovare università a Londra specializzate in qualunque disciplina, per cui se hai davvero voglia di studiare a Londra, ma soprattutto se possiedi anche le risorse finanziarie, non c'è proprio alcun problema. Il discorso cambia un pochino se invece devi anche mantenerti e soprattutto se non conosci bene l'inglese e vuoi lavorare e studiare contemporaneamente. A quel punto è importante che tu rifletta bene e adeguatamente sul corso di studi che andrai a prendere e sulle tue reali capacità. Una soluzione rivolta in particolare agli studenti lavoratori è quella offerta per esempio dalla Birkbeck University, che propone corsi
corsi di studio part-time rivolti a chi non vuole o a chi non può rinunciare ad un impiego mentre studia e pensa a formarsi anche attraverso un percorso accademico o universitario. Le lezioni infatti si svolgono dalle 18 alle 21 e si possono seguire o full-time 3-4 sere a settimana oppure part-time 2 o 3 sere. Per essere ammessi bisognerà però certificare le proprie competenze di lingua inglese attraverso il test IELTS con una votazione di 6.5. Tra l'altro, anche questa università ha un primato. Il 95% dei suoi studenti laureati trova un impiego entro 6 mesi dalla laurea. Un'altra interessante alternativa si può trovare nella Open University, l'università telematica più rinomata a livello mondiale che conta più di 250.000 studenti, di cui 15.000 fuori dal Regno Unito. È un'ottima alternativa dedicata a tutti quelli che vogliono lavorare e studiare liberamente senza il bisogno di recarsi per forza in sede. Flessibilità, ovviamente, è la parola chiave che descrive al meglio questa università a Londra. L'Open University è stata scelta anche da molti italiani che hanno iniziato a formarsi e ad imparare la lingua inglese a distanza e che poi si sono trasferiti definitivamente a Londra negli anni successivi. Anche per oggi ho concluso, spero che questo video ti sia piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Iscriviti se non l'hai ancora fatto ed attiva le notifiche. Ci vediamo al prossimo video e ciao!